La scintilla si è accesa a Bari il 7 marzo scorso. È lì che, dopo mesi di mobilitazione a favore della Palestina e contro Israele, un collettivo di universitari, Cambiare Rotta, ha convinto il rettore a dare le dimissioni dal comitato scientifico della Fondazione MEDOR, realtà nata nel 2021 per iniziativa di Leonardo Spa, con l'obiettivo di promuovere scambi culturali e di ricerca tra l'Italia e i paesi del Mediterraneo. Siccome Leonardo si occupa di difesa e tra i paesi del Mediterraneo c'è Israele, l'accordo è finito nel mirino. L'altro bersaglio degli studenti è il bando 2024 Italia-Israele del Ministero per gli Affari Esteri, che ha per oggetto la ricerca scientifica e prevede collaborazioni tra università. È così che le generiche proteste contro Israele e a favore della resistenza palestinese, iniziate subito dopo il 7 ottobre, si sono trasformate in una lotta più precisa: boicottare gli accordi con gli atenei israeliani. Un bersaglio che ha trovato sponda nella lettera che 1700 tra docenti e ricercatori hanno indirizzato il 19 marzo scorso alla Farnesina. Due giorni dopo la decisione del rettore di Bari, la lotta si è spostata alla Sapienza di Roma, dove il giornalista David Parenzo, di origini ebraiche, è stato contestato impedendogli di tenere un incontro. Una settimana dopo, a Napoli, la stessa sorte è toccata al direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. L'altro salto di qualità c'è stato il 19 marzo a Torino. Il Senato accademico, dopo la mobilitazione degli studenti, ha deciso di sospendere la partecipazione al bando del Ministero degli Affari Esteri, visto il protrarsi della situazione di guerra a Gaza. Lo stesso giorno a Trieste, un gruppo di studenti ha occupato un'aula, dopo che era stato loro negato il permesso di svolgere un incontro dal titolo «Il diritto di boicottare Israele». Nei giorni scorsi l'onda di protesta era giunto Bologna, la Normale di Pisa, fino a ieri, quando la mobilitazione è scattata a Genova, a Roma, di nuovo a Torino, a Bari e a Trieste. Dappertutto lo stesso grido: fuori Israele dalle università.